Buongiorno a tutti, siamo collegati con il direttore generale dell'ARPA Piemonte, il dottor Secondo Barbero. Come sono state queste ore di questa allerta molto annunciata? Come ha detto, l'evento meteorologico è stato un evento preannunciato perché è stato molto diffuso, esteso e già da partire da venerdì si è cominciato a dire che avremmo avuto un maltempo sulla nostra regione. Le situazioni più critiche quali sono state? Abbiamo registrato intanto, come dicevo, nevicate eccezionali sopra i 1500 metri di quota sulle nostre Alpi. Abbiamo registrato anche oltre un metro e venti di neve fresca, che è caduto in meno di 24 ore anche con associato del vento, ha determinato dell'instabilità di manto nevoso. Quindi abbiamo già assistito a delle valanghe spontanee che per fortuna non hanno interessato aree abitate, ma che hanno avuto la necessità comunque di una gestione da parte di una valutazione specifica delle commissioni locali valanghe che la regione ha tempestivamente attivato. Per quello che riguarda le valli del Canavese, ci sono state criticità in particolare? Abbiamo avuto delle segnalazioni di valanghe che hanno interessato parti della viabilità, ma che poi sono state tempestivamente ripristinate. Quindi situazione, diciamo, di pericolo particolare no, ma certamente una gestione molto attenta e soprattutto una gestione di un rischio valanghe che non era usuale e che diciamo, dagli ultimi 20 anni questo forse è l'evento più intenso che ha colpito il Canavese. Nelle prossime ore cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo una pausa che ci consente di vedere di nuovo un abbassamento dei livelli dei fiumi. Domani però è atteso un altro peggioramento, meno marcato di quello di questo fine settimana, quindi piogge più intermittenti e meno diffuse, che però porteranno di nuovo ad alzare probabilmente il livello di attenzione, sia per quanto riguarda il problema in montagna delle nevicate, ma anche sui corsi d'acqua minori. Si discute sul fatto che ci fossero stati degli invasi, tutta questa acqua non sarebbe andata sprecata, ma potevano costituire dei serbatoi per quando poi arriverà la stagione calda e siccitosa. Cosa ne pensa lei a riguardo? Dopo la siccità del 2022 è parso chiaro un po' a tutti che la necessità di, anche nelle nostre zone ricche di acqua, di ragionare in prospettiva per realizzare delle nuove opere che possano consentire di trattenere l'acqua quando è disponibile. Dei progetti ci sono da anni, come l'invaso di Combanera a Viù oppure quello più piccolo in Val Soana. Perché non sono mai decollati questi progetti? Ma allora, questi progetti sono nel cassetto da molti anni, la difficoltà da un lato forse era in passato anche il finanziamento, la capacità, diciamo, di coinvolgimento degli attori locali. Oggi però diciamo, i finanziamenti possono essere non più un grosso problema dal punto di vista, diciamo, anche dei fondi nazionali ed europei. Bisogna ovviamente che si muovano questi progetti con un grosso coinvolgimento degli attori locali, perché le comunità locali devono ovviamente dare il loro contributo, sempre nell'ottica, diciamo, di realizzare delle opere compatibili col territorio nei quali vengono ospitate. Per un territorio come il Canavese, che ha mostrato negli anni di avere una grande fragilità dal punto di vista alluvionale, 30 anni fa l'alluvione del 94, poi c'è stata anche quella del 2000 che ha riguardato questi territori, ecco, la presenza di grandi invasi può dimostrarsi poi invece una criticità? Direi che se ben gestiti no, perché un'opera ben progettata e ben gestita di fatto ha un'azione positiva nel trattenere una quota parte di quell'acqua, soprattutto quella che viene chiamata dal punto di vista tecnico il colmo della piena, cioè il punto, il valore più alto della piena viene ridotto proprio perché viene trattenuta l'acqua nelle fasi principali e quindi in realtà queste opere potrebbero dare un contributo positivo anche per la difesa dei rischi d'alluvione. Lei che è in prima linea ad osservare i cambiamenti climatici sul nostro territorio è così lampante in questi anni? Guardi, abbiamo in questi giorni che abbiamo chiuso il rapporto sul bilancio dell'inverno, è emerso che l'inverno 2023-24 è stato il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni. Quindi questo rappresenta un elemento importante per dire come soprattutto sulle Alpi e nei territori montani i cambiamenti climatici stiano avendo gli impatti maggiori e quindi sui quali bisognerà agire per cercare di adattarsi a questi nuovi scenari climatici.